Arzo, mi puoi dire il secondo gusto di patatine? Gusto salame finocchietto selvatico. Mm. E ti dico di più, lo prende effettivamente anche nel cu. Dai, ti prego, vedo le tendenze, ma ci sono solo shorts. Porco Dio, monetizzato, dico solo Dio, buona onda via. Scienze che mi puoi trovare di tutto, non troverai nemmeno di brutto. Che figo! Ma dove Picadora? Bravo papà, piccolo Max. È bravo papà. Non Ma so se c'è do, un... queste le ho mangiate di recente. E pensavo che questo qui fosse Gerry Scotti. Poi hanno fatto mo la pubblicità con Gerry Scotti proprio. Pubblicità così a Pata. J Pata. Vedi, eccole, eccole, sono queste qui. Ma chi ci ha fatto un Patatine Pata, metodo artigianale. Questa vedi ha confuso tutti perché quello lì sembra effettivamente Gerry Scotti nella busta. Ma passiamo a noi, Picadora o Pata? Oh, Pata, che cazzo è picadura là? Però le Sarebbero le picadore... tortillas. Vabbè, ma le tortillas sono tortillas, non so patatini. No, no, però le voto le pata. Io Io pure. vado pure lì patacchini. Wacos nere No, via. o sticky? Però aspetta, le Wacos nere erano quelle con il buco rettangolari. Le Wacos sono molto buone, ma secondo me quelle buone erano quelle rosse che dentro c'avevano pure il giochino quello là. C'erano le manine di gomma che attaccavi al muro, al soffitto e non scendevano più. E dopo tua madre ti faceva un culo tanto perché gli lasciavi la macchia. Sì, È sì, sì. vero. Per me è troppo più bello però che andavo con l'amico mio e gli dicevo a che tempo lo sticky gun. Sì? Lo sticky gun. Cioè questi coglioni, capito? Erano le sticky gun. Allora gli facevo, compriamo i micato di coglioni, capito? Quindi sticky era stico gion. E sticky gun e Ok. poi invece i micati erano i micato di coglioni. E io voto le sticky qui. Anche se mi piaceva soffiare dentro le Wacos, quelle lì. Però le Wacos rosse le avrei fatte passare, quelle nere. In quanto razzista ti capisco. Cioè, tu non io. Non Allora, lo so. Tyrells o Cheetos? Allo jalapeno. Allora, le Cheetos sono buone, però Vanu c'è dal jalapeno, ma c'è cazzo io. No, io voto lo jalapeno. Prima delle sticky le abbiamo fatte passare, ma ci siamo dimenticati un piccolo particolare. Se le mangiavi un po' sovrappensiero, ti entrava la spada di Eracle nel palato, cioè ti bucava. Cioè. Però mi dicono le Tyrells 5 euro a pacco, eh. Vabbè che le Cheetos pure non so italiane. Vabbè, mettiamo le Tyrells. Stavo dicendo, però, le rustiche o le sticky erano le patatine delle feste. Arzo, mi puoi dire il secondo gusto di patatine? Gusto salame finocchietto selvatico. Mm. E ti dico di più, lo prende effettivamente anche nel culo perché io preferisco... Arzo! No, vabbè, preferisco le più gusto pepe, lime e rosa là. Allora, le lime peperosa mi piacciono, regà, ma dopo che ne mangiate tipo almeno una Ti giuro che a me trentina, il sì. reflusso veramente va da sé. Gusto salame na. Vabbè, ma ragazzi, non si può lavorare così. È Se mi sciomofo, votiamo le togliete, se mi... gusto lime e peperosa. Non sono, sì, La sono, non scartate per sono mofo. quello. Esse lunga chips, gusto pomodorini. O patatina jalapeno della Amica Chips. Allora, io voto la destra. Dico la verità. Che stai mangiando? Le Una rotelle di birella liquirizia. di quiso. Come fanno a cacca tutte e due? Però lo jalapeno. Fidati. Gusto pomodorini di stagione o... Madre! L'autentica trattoria. Quanto è italiana quella cosa? No, voto la destra io, raga. Damo. No, no, Marzo. Non ho nell'ufufu. Continuo a dire che secondo me fanno cacare entrambi. Però se devo scegliere, a me fanno Allora. cacare le patatine quelle seghettate, Miade. stile rustico. Come Mi ti fanno direi del cacare? gusto. Che voti tu, Pesh? Romane, Romane, l'ho detto. Ok. Gusto wasabi e mela verde queste. Fa vomitare al cazzo, fratello, lo posso dire? Questo è olio d'oliva, Lay's. Però le vorrei provare. Ma che cazzo è le patatine alla mela? Vabbè, la Lay's è buona, dai, votiamo la Parlo di Lay's. resa anch'io. Beh, ti ho visto. Non sei iscritto ancora al canale. E non provare a skipparmi. Devi iscriverti. E ricordati di bere 10 litri d'acqua al giorno, così muoio e io godo. Ah, quelle buonissime, quella a sinistra, raga. Provate 1000 volte, buonissime. O alle sticky vivace, quindi un po' tipo, penso al peperoncino. Io voterei quella a sinistra. Ma anche perché gli stichi abbiamo Mario, ma che quell'altro. schifo! No, sono buone. Barbecue. Fatte a mano le contadine o le kettle dill e pickle, che sarebbe Porco citrullino. due. Cazzo, devono Mamma. essere buone. Sono italiano, quindi voterò le contadine. Lay's, gusto paprika dolce o potato chips and cooked? Mo, Agnew, le patatine fatte a mano sono impossibili. Quindi io così ti direi istantaneamente comunque quelle altre Io imbustate. dico Però comunque le altre perché amo la paprika. Perché la paprika è insensata, dai. Allora, le cross me le ricordo, belle. Se no, le Wacos leggermente salate. Ma per me le Wacos sono quelle rosse al ketchup. A Quando me le vedi le piacciono vuoi le cross, io le distrarre. voto. Tra l'altro, le patatine preferite di Io Cafu, cross. le cross.
chips di patate dell'S lunga o Pringles ketchup? Le Pringles, qualsiasi cosa batte tutto. Pure secondo me Pringles è incredibile. L'ice campagnola, quindi che sanno un po' di le palle cipolla, pomodoro, basilico. Ok, vabbè. Basta solo perché contro, ragazzi, che cos'è l'intelligenza là? Boh, regà, queste le prendeva a scuola, quelle al pollo. Sapevano, sapevano effettivamente di aroma di pollo. Cioè, sapevano di pollo. Buonissime. E vai. Le cric che l'ho provate mi facevano schifo. Quelle che ti hanno su Crediti del Trenitalia. Attenzione, derby in casa. Ma che cazzo è? Autentica taro? Trattoria alla siciliana con aglio e peperoncino o alla genovese con salvia e rosmarino? Non ho mai provato la. Se lo ficcassero nel culo tutte e due. Ma no, ragazzi, io da palato abituato ai sapori terroni ti dico siciliana, perché aglio e peperoncino mi piacciono di più di salvia e rosmarino. Quick Rock o Wacos al formaggio? Cazzo, buono. Anche al formaggio spingono. Sì. Per me è Wacos. Pure secondo me. Pringles, prosciutto, dai, e formaggio. Sì. No, sono troppo più buone. Buone. Più gusto nacho cheese. Non è una patatina. La patatina, però, peperoncino di pata. Mai provato nessuna delle due. La cheese non è patatina, ragazzi. No? Non è proprio tonnellini di... Poi allora vai di quell'altro, dai. Wacos rosse del maestro. Ho le Texas BBQ, però, ha messo Pringles alla paprika o queste Wacos rosse. Buone. Quindi voti le Texas. Wacos per questa volta. Io ti dico Wacos pure io. Ah, ok, allora hanno vinto Wacos. Io avrei votato le Texas, penso un po'. Pringles sour cream onion o le Tyrrells? Io questo cazzo di Pharrell Williams. Dai, mettiamo le Pringles, non le conosciamo le Tyrrells. Quando sembra un cazzo quella cosa del scatto. Sì, sembra veramente un pisello. Madole Dixie. Mamma mia, questo ti non... Cioè, pure se ti lavavi le mani per una settimana davi di formaggio. Sì, cioè, se io la faccio così... Stanno esattamente di Dixie, incredibile. Qui, che vabbè, Dixie... Che le Dixie, quando ci state, prendi una manciata e te le metti tutte in bocca. Sì, io voto le Dixie. Vero, Dixie. E vai Dixie, dai. Amica chips classiche. Secondo me lime peperosa è proprio insano. Ah, buonissimo. Sono buonissimo. Sì, qua ti voto queste io. Sì, sì. Gusto... Che cazzo è? Nina's Choice, la scelta di mia non. Raga, gusto pesto alla ligure o sour cream? Vabbè, raga, sinistra. Mamma mia, le Wacos verdi o le... No, però queste sono tipo, raga, le Goat della scuola erano le Highlander. Sì, ti dico pure io sono per la destra. Madò, le patatine del maestro. Buone, cazzo, Le patatine del maestro. È virtual. È virtual, so buono. Ma poi la patatina classica, dai, è una cosa sfigatissima, dai, vaffanculo. Sei una persona triste, proprio sei vanilla se prendi questa qui. Bello, madò. Madò, le Wacos hamburger. Ci ficcherei il cazzo nel tubetto, ti giuro. Pure io. Mamma mia. Qua mi vorrei sparare. Se c'è possibilità. Le Yonkers sono veramente buone pure, porca puttana. C'ho troppo sto cazzo di ricordo di Gianmarco. La prima vacanza che ci siamo fatti in Puglia è venuto con sto pacco di Yonkers dell'autogrill. L'ha lasciato lì, l'ha fermato una settimana su quel mobiletto. Si sentiva una puzza di formaggio. Un animale di merda lui, però, in quella casa, porco Dio, ogni due secondi. No, chipster. Ragazzi, comunque il voto glielo darò pure se è inutile alle Yonkers. Io ho rischiato di morire per un pacchetto di Yonkers. Come si rischia? Come? Ero piccolo. mi danno i soldi per andare a comprare le sigarette. In più c'erano più soldi per potermi comprare le patatine che volevo, che erano le Yonkers. Esco di casa, mi faccio una corsa mostruosa. Ma al sud, per chi vive al piano terra e non al balcone, spesso dalla finestra che affaccia la strada mettono i stendipanni. Perché non c'erano i panni. E quindi lo stendino non l'ho visto. Stavo correndo come un boia. Ero ad altezza bocca. Credimi, ad ora io non ti so dire come ho fatto. Senza averlo realmente visto, di reazione mi sono abbassato e rialzato. Quando l'ho trapassato, mi sono girato a dire: bro, perché l'ho fatto? E c'era sto cazzo di stendino che usciva. L'avrei preso la mascella, proprio. Mamma mia. Di roba da terroni. No. Però voto le chipster, ragazzi. Sì, io ti dico, perché mi ricordano la morte, quindi si vota Yonkers. No, le chipster, bro. Terra o autentica trattoria alla fiorentina al gusto origano? Raga, non lo so. Ditemi voi. Io voterei queste, le trattorie. Io ti dico la verità, nessuna di queste due mi appassiona, quindi la scelta è completamente vostra. Fidate, frate, perché non è semplice patatine. Mi fido, dai. Esse lunga chips di patate gusto lime e peperosa o swing? Mai provato? Mai viste? La paprika. La paprika è veramente buona, È insane la paprika, raga. Vai, dai, la patatina dell'esse lunga va nuda. Dai, ma basta con queste lime e peperosa, abbiamo
messe già due. Ma la vivace è buona. Il Tyrell mi ha rotto i coglioni. Ah, il light. Dai, la patatina light. La patatina light è come se dici scopo ma non sborro. Cioè, se devi mangiare la patatina, la mangi grassa. Devi mangiare. Mangio la patatina light. Io qua ti voto la Pringles pizza perché sanno effettivamente di pizza. Le fatte a mano, però, frate, sono fotoniche, lo mangiate. Io la Pringles alla pizza l'ho mangiata e mi fa cacare. Però non ho mangiato la Crick Rock stile fatte a mano. Quella alla pizza, ragazzi, è io il gusto che ho di più. Io lo voto. No, io vado di Crick Rock qua, la pizza non mi, quella Crick la pizza mi piace. Vai. Abbiamo le porchetta alle erbe. Oh, queste kettle che non so che cazzo siano, ragazzi. Le kettle non sono male. Ma provate. Sì, però, raga, quella alla porchetta buonissime. Io le voto. Vai, ok. Porchetta insane. Non sono male kettle. Aceto scrunchy o le terra? No, leva le terra che piacciono giusto a pesce. Ah, oggettivo. Ragazzi, boh, Tyrrells e kettle. Io non no, so vai kettle che almeno le ho mangiate. Azza. Vabbè, dai. Vabbè, Fonzi, dai. Che cazzo è la terra qua? Madò. Da 16.000 euro. Onestamente, non le ho mai provate, ma mi piace il tartufo. Sono una amante. Però non sa, sa di tartufo chimico. Allora, barbecue. Ragazzi, la situazione qui si fa molto più intrigante perché entriamo nelle 32, quindi Pringles, prosciutto e formaggio o alla siciliana, io e peperoncino. Io allora, qua voto le Pringles. Verità, autentica trattoria, io voglio scusarmi con te, ma io non lo so mai visto. No, io l'ho viste tante volte. Le macchinette così, forse è una roba molto del sud profondo. Però ti voto la Pringles qui perché, non lo so, la consistenza me, sì, proprio dai. Delle Pringles. Ma è proprio il tubo. Fico. Le sticky o le pata peperoncino? Beh, ma sticky Gyun. Sticky Gyun. 1936, antiche ricette stile fatte a mano. Nulla contro i voto napoletani, la sinistra. Però è proprio estrema sinistra. No, ecco. Raga. Sei comunista, dai. Però vedi, perché c'è sta il Duomo sopra. E quindi? Ma sono razzisti. Ma che vuol dire? Ma non è, cioè, però hanno una bella consistenza. Non lo so, mi piacciono, le ho prese più volte queste. Autentica trattoria alla romana, pomodoro e basilico o Wacos formaggio? Per formaggio. Me andrei sempre di Wacos. Boh, io questa cosa non l'ho mai vista. Wacos, l'ultima e poi basta. Cazzo di pubblicità che facevano una volta, non ci sono più. Rosmarino o ketchup? Ketchup sborra. Ketchup sborra. I bianchi fiocchi, che in realtà, ragazzi, vediamo se vi ricordate quelle dell'Eurospin come si chiamavano. Caga. Queste qui, versione Eurospin, si chiamano le Mambo Kids. Boh, ma a me fanno cagare. I bambini del Mambo. Patatine bianche sì, fanno vomitare. Io voto i bianchi fiocchi. Kettle, brovi. Maestro. No, per me è kettle. Le patatine bianche mi fanno vomitare, ho detto prima. Okay. Pringles, smoky bacon o Wacos paprika? No, Wacos arancioni e rosse, secondo me, battibili solo dal meglio delle Pringles, so non quelle. Tyrrells o pata? Pata, dai. Pata. Ecco, pata quinta verranno eliminate tutte e due. Wacos rosse o paprika Crick Crack? Ragazzi, rosse. Le Wacos rosse... Ecco. Sono insane. E qua attenzione perché ti voto le rustiche. Vabbè, per me le puoi far passare per mo, tanto quell'altra non me le inculo proprio. Più gusto vivace o più gusto lime peperosa, che sono le due che ho preso di più. Lime peperosa. Lime peperosa. Lime peperosa, sì, è cinese col violino. Lice classiche o kettle? Qua dire le classiche. Ma sì, dai. Anche se non è male quell'altro, sono buone. Fonzi's Zombie Edition o Amica Chips al pollo? Non le avete mai mangiate voi no. Questa roba? No. E neanch'io. Comunque quelle al patatine al pollo per me vincevano uguale. Lice paprika o Carol paprika e cipolla? Io sì, paprika contro paprika andrei di kettle perché la patatina è buona proprio. Porchetta o chips di lenticchie? Beh, direi più porchetta. Porchetta. Ponzi's o le Freaky Fries? Oh, le Freaky Fries belle. Freaky. Posso dire la stronzata? Io non sono mai stato un fan delle Ponzi's. Mi fanno cacare. No, io non sono troppo fan, le mangio. Non mi piace. Preferisco soffiare nelle Freaky Fries, effettivamente. A me le Ponzi's non mi piacciono. One New, non mi piace. Dai, Freaky Fries. Io le Ponzi's tutta la vita. Più gusto pesto, più gusto senape, ragazzi. Io prendo quella del senape. Non prenderei nessuna delle due, quindi vai a capo. Vai, cazzo, mano. Dai. Kettle Honey Barbecue o San Carlos Wing? Gusto paprika. Vabbè, io metto le Swing. Yes, vai. Dai, vai, dai, vai. Sai, Pringles Sour Cream o Amica Chips Jalapeño? Cream e onion è le mie preferite. Perché a te la crema piace. Un cane piccolino, madonna. Un verme. Io voto quella allo Jalapeño, dai. Io vado di Sour Cream pure io. Allora, ragazzi, tutti calmi perché qui c'è lo scontro dell'anno. Potrebbe essere una finale anticipata. Le mediterranee di Lay's o le contadine fatte a mano, eh? Attenzione perché non vorrei che ci andassimo troppo forti. Qua dai, votiamo le contadine, raga. Dai, poi di...
vai di contatto. Sì, me le scopo pure. Non devi esagerare. Dai. Ah, no, raga, Highlander qui. Non c'è proprio paragone. Vai di Highlander, vai di Highlander, dai. Mado, vai di Highlander. Highlander. Queste sono più buone di quelle originali. Highlander. La patatina aceto balsamico, le terra original, pesce, dai. Io le dico le terra, raga, a me piacciono proprio. Boh, hai provato? Vai. Tanto per me queste voleranno tutte. Sì, dai, ecco, mettiamo le terra per pesce. Chipster o amica chips, ragazzi? No, le chipster, dai. Pure secondo me. Anonime le altre. Dixie sì. O la Eldorada, quella dove c'è Rocco Siffredi che fa... Beh, le Dixie sono veramente una settimana che non ti fai il bidet proprio, sono le Dixie. Esatto. Però sono buone, quindi le voterò. Voterò anch'io, eh. Vai. Cuor di zenzero delle più gusto o le patatine pie? Mai provate. Metterò le patatine pie. Rodeo o le amica chips gusto, no, piselli, dai, metti le rodeo a prescindere, no. Campagnola o lime e peperosa delle Crick Crack? Io ti dico bro le campagnola. Pure io. Perché le lime e peperosa abbiamo già quelle originali, esatto, della San Carlo. Pringles paprika o eyeliner ketchup? Dai, porco dio, adesso. Ma questa è una finale, raga. No, io voto Pringles paprika. Non è una finale, no. E non c'è nulla meglio delle Pringles alla paprika. Sono d'accordo con il maestro. Ragazzi, Virtual Cheetos, io voto Virtual, voi? Anch'io. Pringles classiche o Pringles hot and spicy? Andrei di original. Boh. Original, è vero. Sì, dai. Ehi, ragazzi. Patatone. Attenti. Le contadine fatte a mano o le pie? Che fai? Mi annusi la scena, puzzo, papà. Porca miseria, qui stiamo esagerando. Manu, io lascerei la responsabilità a te. Io a qua me frega proprio un cazzo. A me pure, voto le pie. Mai provate le contadine più che altro. Tropical chic, gusto cocco e curcuma o patatine? No, pollo, voto schifo, pollo. Vai, su pollo. Porchetta qui tutta la vita. Chipster o Pringles ketchup? Io chipster qua, perché di Pringles secondo me... Ne abbiamo abbastanza. Voto queste io, le Pringles. Ma sì, vai, qua vai a randella, tanto. Qua per esempio Pringles alla paprika, ti ripeto, cioè... No, ragazzi, è succo di fica proprio la Pringles alla paprika, è veramente... Succo di fica. San Carlo Rustico o Wacos paprika? Paprika, raga, paprika! Ma la paprika... La paprika è bellissima. Dai, votiamo la paprika. Pringles classiche o Highlander barbecue? Ah, vai Highlander barbecue, dai. Di caso, giusto per far contento Pesh. Kettle del o cazzo, swing? Vai di kettle, che è questo. Highlander, pomodoro o Wacos formaggio? Queste Highlander le preferisco io, le Wacos al formaggio, ad esempio. Sì. E Wacos, per me, sono quelle rosse. So falce e martello le mie Wacos. La patatina, classiche o chipster, freaky fries? Freaky fries per me. Freaky fries pure per me. Poi abbiamo, ragazzi, il gusto senape o terra original che conosce. Dai, lasciami terra. Va bene, ti metto le terra, dai. Grazie. Sticky, Yun o San Carlo antica ricetta? Le pre-seconda guerra mondiale spingono un botto, Sì. 36. Anch'io. Va bene. Virtual o rodeo? No, le virtual, Vero, tra le due le virtual. Le virtual. Lei scampagnola, sì, o sour cream? Certo, onion, cipolla. Madonna, ne mangi tre, c'è l'alito che sa di morte. Vabbè, tanto chi cazzo deve baciare, cioè... No, beh, non per baciare. Devi mangiare le Pringles o poi non è che vai a pomiciare, cioè... Dipende, è capitato. Vabbè, ma sto cazzo, se devi pomiciare non te le mangi prima, no? Dipende. Ti rimani, sì, ti vuole bene, frate. Ma tanto lo sai se poi devi andare a fini che puoi pomiciare. Se non c'è possibilità che ti vai a vedere Milan-Inter con l'amico tuo, te le mangi. Quello sì. No. Delle Pringles? Sì. Wacos rosse o gusto lime e peperoso, ragazzi? Allora, vediamo. So, mi stai facendo decidere tra un'embolia polmonare, non lo so, un tipo di enfisema. Non... Veramente ti giuro, che tristezza. Questo fight è massacrante. Io voto le lime e peperosa. Io andrò di Wacos perché non le mangio da più tempo. Io lime e peperosa. 2-1. Attenzione perché passiamo alle fasi finali. Qui voto le pollo io. Vai, leva dal cazzo. Ma poi vengono eliminate queste. Porchetta o chipster? Chipster. Porchetta. Io chips. Porchetta pure io. Paprika o prosciutto e formaggio? Qui paprika. C'è domande. Paprika sour o io qui freaky fries. Anch'io. 1936 o Wacos alla paprika? Alla paprika sceglierei sempre solo le Pringles. Io se devo mangiare una cosa alla paprika, quindi per me è 1936. Bravo. Tu Manu? Pure io. Io voto le virtual. Le virtual, si cazzi questo cazzo di terra qua. Ah, raga, i coni di mais sono troppo sbroccati, buonissimi. Oh. Apple lime. Sì, pure io. Tu pensi che avresti votato le Lander? Le Lander le so. Però te le faccio votare qui. Però ci sta le barbecue, quindi sono contento. Ma secondo me sono più buone le barbecue. Vabbè. Apple lime. Allora, grazie. Apple lime rosa. Io vi dico, le Lander è quelle che ne è poche, ma te le godi tutte. Allora, stai votando male, perché come puoi leggere dalla più gusto pepe e lime, sono 6 mini pacchetti, quindi perfetti e precisi per farti uno stuzzichino. Dai, lime e pepe rosa, raga. No, ragazzi, le Lander è proprio buone. A me mi sa proprio di metterci la mano e poi ficcarmene in bocca. Lime è proprio buone. Pepe rosa, dai.
dai. Dai, vota sto cazzo dell'AMF Verosa. Dai, bravo, vota bene. Vota no, voto Virtual. Io ti dirò invece 9036. Bravissimo. Bravissimo. Non ma sono d'accordo, raga. Buone. Porchetta o paprika? Paprika. Dai, qui dai, paprika. Freaky fries o pollo? Freaky fries. Pollo. Freaky fries. Questo bel okay. musetto me lo posso mangiare? Attenzione, prima semifinale. Gusto lime peperosa? Lime sborra. Pure io. No, ragazzi, vi gifto una sub. Vabbè, da appena sub, tanto vengono eliminate dopo, ma il voto quell'altro. No, io rinuncio alla sub per votare lime e peperosa. Pringles paprika o freaky fries? Ragazzi, non c'è niente di più bello che ficcare il cazzo nel tubetto là, eh. Comunque, sì. Penso che la pubblicità era così, però, eh. Tipo. Pringles alla paprika, tutta paprika. La vita. Poi sì, paprika fa rima con fica, no? Ragazzi, il destino a volte è scontato. Gusto lime e peperosa o paprika in finale? San Carlo contro Pringles. Per me non c'è mai stato dubbio, Pringles alla paprika. Io ci ho fatto uno sponsor per Pringles e gliel'ho detto, anche se non mi pagavi rimanevano le migliori patatine di sempre. Io voterò sì, le Pringles. Anch'io. No, Pringles alla paprika, ragazzi, sono imbattibili per quanto sì. mi riguarda. Vediamo l'amoroso. Per la gente. E rustiche. Ah, vabbè, o le Fonsis. E poi le lime peperose. Per voi in chat, ragazzi, che avrebbero dovuto vincere. Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto